Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Nello scorso video ho assistito al fallimentare matrimonio della principessa Sweetheart ed ovviamente dopo averlo interrotto, lei che fa ci sfida in un combattimento, quindi oggi boss fight contro Sweetheart, let's go! Ok, Sweetheart, quindi dovresti essere in teoria una cinquantenne almeno? O quarantenne più che altro, meglio voglio dire, a meno che le 42 stagioni di Sweetheart a caccia di cuori siano una settimana addirittura, non lo so ragazzi, tutto molto strano. Comunque iniziamo a farle del Malox Plus. Lei penso che sia furiosa, non lo so. Palleggio e attacco così, vai. Senti però che musica. Ok, così è felice. Fammi pensare. Quanto le ho fatto però? Poco. Se il nemico è arrabbiato, se il nemico è triste. Mobilità, palleggio. E purtroppo li posso solo cucinare. Ah, che giochi ho? Riduce la velocità, riduce la difesa. Perfetto, allora. È proprio il turno dopo va a finire. Aia. È inutile, sciocchi. Non potete uccidere la mia positività. Sweetheart è diventata felice. Non può diventare triste o arrabbiata. Va bene. Non possiamo abusare, magari anche avessi voluto dello stato di animo. Devo ricaricare il loro succo. Tutti stanno a corto. Osate alzare le mani contro di me? Folli! Dovreste strisciare i miei piedi! Che dolore! Quante volte colpisce? Stia buona, signorina, eh? Mi raccomando, stia buona e tranquilla. E non ci faccia del male. Allora, vediamo un po'. Dato che Kel è più veloce a muoversi, io divento triste. Quindi mi fa meno danni con Omori. Con lei io sono felice, quindi niente, ci fa neutrale. Attacchiamola. Con Kel facciamo gli snack, ma li faccio per tutti. 60 di vita al party. Ok, formaggio, devo usarlo purtroppo. Anche gli altri stanno messi meglio, non importa. Vai. Almeno li ricarico al massimo. E magari posso fare l'attacco di Omori più forte. Sì, perfetto, posso farlo. Bellezza così eterna e sconfinata. È un vero peccato che non possiate godervela ancora per molto. Lo Sweetheart è in preda all'estasi. Wow, è impazzita. Ok. Attacco così. Con lei anche attacco normale. Con Kel facciamo... patatine fritte per il party e attacco normale, ok. Aia. Pronto, Mori? Bene, andiamo.
Wow. Ah, vedo che siete ancora in piedi. D'altronde gli scarafaggi sono molto resistenti. Sweetheart è in preda alla mania, non è bastato? Come Miss? Ok. Ah, beh, allora scusami. Attacchiamo di prepotenza Sweetheart allora. Abilità. Penso che ormai ci siamo, eh. Ai, che dolore. Andata. No, impossibile. Ho perso. Non posso accettarlo. Non devo accettarlo. Non posso farmi battere da un umile branco di contadini. Buono. 5800. Grande. Buonissimi sti punti. Mi piacciono. Achievement sbloccato, ovviamente. Non può essere. Siete solo dei mocciosi. Come osate sfidarmi? Gettateli nei sotterranei! Guardie! Guardie! Giustamente le guardie dicono, ma come? Se Sweetheart è stata abbattuta, allora forse non era tutto sto granché. Non può comandare su delle guardie semplici se anche lei è stata ridotta a nulla. È finita, Sweetheart! Il matrimonio è cancellato! No, non posso accettarlo! Lasciatemi da sola! È lui, è il capitano. Sì, è lui, grande. Speravo arriva... vabbè, sì, una macchina, Mia Sweetheart! Oh, mia Sweetheart! Ah, sono arrivato in tempo. Devi fermare questa follia una volta per tutte. Capitano Spaceboy? Idiota! Ti avevo detto di sparire dalla mia vita, non ti far vedere mai più. Mai più, ok? Mai più, hai capito? Oh, Sweetheart! Mia Sweetheart! Mia dolce ciambellina marmellatosa! Per favore, guarda nel tuo cuore e concedimi un'altra occasione! Non avrei dovuto farti aspettare tutto questo tempo. Ma cosa stai facendo? Scusami se non l'ho fatto prima. Sposami, Sweetheart! Proprio qui, su questo palco! Oddio! Non sta succedendo tutto troppo in fretta? È tutto così, così, così romantico. Mike Bulborno, sposaci immediatamente. Agli ordini, mia signora. Carissimi, siamo qui... Mike, dimentica le formalità, il vero amore non può attendere. Sì, mia principessa. Vi dichiaro, Sweetheart e Space Husband. Ora puoi baciare la sposa. Oh, Sweetheart, viaggiamo insieme per tutto l'universo e lasciamoci tutto alle spalle. Sì, marito mio, andrò dappertutto se ci sei tu. Mia Sweetheart, andiamo via. È da troppo tempo che non stiamo insieme. La mia navicella attende. Certamente, mio caro, ma prima c'è un'ultima cosa che devo fare. Mike, passami l'interruttore. Agli ordini, mia regina. Bello come Capitan Spaceboy abbia cambiato nome in Space Husband. Non abbiamo più bisogno di questo. Grande. Ora sono pronta. Finalmente possiamo stare insieme. Vieni, mia regina, il nostro carro attende. Ma Mike Bulborno va con loro. Ah no, bene. Sono abbastanza confusa, ma quello che importa è che Sweetheart abbia avuto il suo lieto fine, anche se non credo abbia imparato la lezione. Già, è stata solo un'inutile perdita di tempo.
Il legame con i tuoi amici si è rafforzato. Tutte le mosse combo sono migliorate. Grande! Ok, e questo è un buco incredibile. Quindi alla fine... Oi. Che succede? Basil. No. Aspetta. Che succede, Omori? Qualcosa che non va? Non dirmi che... E se io... È così profondo che non riesce a vedere la fine. Vuoi saltare? Sì. Si può davvero allora. Dove siamo? Le orchidee erano bianche. Ah, sì. Oh, erano a casa di Basil, se non sbaglio, giusto? La casa... casa, quella, de, quella vera. C'è un libro interessante. Uno ad uno si addormentarono in macchina nel tragitto verso casa. Era stata una lunga giornata al mare dopo tutto e per questo motivo erano tutti esausti. Ah, penso che questa sia... stia raccontando di noi. È stato il primo ad addormentarsi, poi gli altri lo seguirono. Non appena il sole scomparve all'orizzonte, la sua testa cadde accidentalmente sulla spalla di... Aubrey. Sì, dunque Kel si è addormentato e la sua testa è caduta sulla spalla di... Aubrey. Un'improvvisa scossa lo destò, ma non osò aprire gli occhi. Finse di dormire e calmò il respiro. Poteva udire suoni provenienti dalla strada, percepire raggi del sole che gli accarezzavano il viso e la lieve sensazione di bruciore proveniente dal suo nasino scottato. Era felice, molto molto felice, e giurò a se stesso che cascasse il mondo si sarebbe ricordato di quel momento per tutta la vita. Oddio, potrebbe anche non essere che stia parlando di, dei nostri amici, eh? Potrebbe essere così un racconto a sé stante, di una persona diversa. Leggiamo anche qui. Questo che dice? Una pozza di succo permeava il tappeto. In piedi sopra di essa stava niente di meno che Kel, con un succo aperto in mano. Spostò lo sguardo su ognuno dei suoi amici, ma gli gettarono un'occhiata di rimprovero. Si lasciò scappare una risatina colpevole. In meno di un secondo scomparvi dietro la porta. Un piccolo gattino nero si faceva strada verso la macchia, lasciando umide e bagnate impronte su tutto il tappeto. La faccia di... Hiro diventò verde per la rabbia, ma ormai Kel era già molto lontano. Hiro diede a Mari, forse. Mari diede a Hiro qualche pezzo di carta assorbente. A quanto pare loro erano gli unici adulti qui. E se non si fossero sbrigati a pulire tutto, la macchia si sarebbe espansa. Avrebbero pensato a Kel più tardi. Tutto ciò è molto triste. Leggiamo anche quest'altro estratto. Era una caldissima giornata estiva e tutto ciò che... Ecco qui, ora è un po' più complicato. Riusciva a pensare era perché non potevano farlo domani. Il giardino era un disastro. Tavole di legno erano disseminate dappertutto. Le macchie di vernice screziavano l'erba a causa del lavoro di forse Basil e Aubrey. Per tutto il giorno... Qualcuno guardò Hiro, Mari, trascinare tavole di legno avanti e indietro dal furgoncino di suo padre. Guardò anche Kel martellarsi di te ancora e ancora e si accorse che più di un'ora era passata da quando Hiro aveva sceso le scale. Ok, oppure Mari.
È molto complicato capire di chi si parla, ovviamente. Farò loro da supporto morale, pensava qualcuno, mentre se ne stava comodamente seduto all'ombra del suo albero preferito. Ovviamente sapeva che non sarebbe stato giusto. Forse Basil proprio il punto, il quadratino che manca. Semplice, solo un quadratino, perché magari lui si considera inferiore agli altri. Non lo so, sto solo speculando. Presto i suoi amici le avrebbero chiesto una mano e non poteva rifiutarsi. La casa sull'albero era di tutti, dunque è anche giusto che tutti diano il proprio contributo per la sua creazione. Lo sapeva ed era d'accordo, anche se riluttante. Quindi si alzò e si mise ad aiutare come poteva. Sapeva che avrebbe dovuto fare la sua parte, proprio nel giorno più caldo d'estate. Oh mio Dio! Era Mari? Accidenti, che impressione! Leggiamo quest'altro estratto allora. Quest'anno è stato abbastanza fortunato da essere capitato in un banco vicino alla finestra. Ogni giorno durante le lezioni contemplava sognante quella vista. Le folte ombre degli alberi e le nuvole che prepotentemente svettavano in cielo. La sua testa era altrove. Nei suoi mondi, nelle sue storie, nelle sue avventure. Era fatto così. Gli era molto facile perdersi nei propri pensieri. Oggi è stata una giornata come le altre. A meno che il quadratino potrebbe non essere proprio Omori o Sunny. E ho appena notato qualcosa in alto dello schermo che spero non scompaia quando andrò a controllare, perché sarebbe un vero peccato. Oggi è stata una giornata come le altre. Osservava assente fuori dalla piccola finestra mentre le nuvole passavano una ad una. All'improvviso una mano lo colpì giocosamente sulla spalla, riportando la sua mente al mondo reale. Distolse lo sguardo e tornò in sé. Kel sorrise. Lo avvertì che la lezione era finita e che era finalmente giunta l'ora di pranzo. Quel giorno a mensa ci sarebbe stata la pizza e avrebbero dovuto correre per potersene procurare un pezzo in tempo. Lo stomaco di iniziò a brontolare. Guardò fuori dalla finestra per l'ultima volta. Avrebbe continuato le sue avventure un altro giorno. Qui, proprio qui. E non mi fa passare? Acci picchia, che seccatura. Non poter passare è una vera seccatura. Accidenti. Gli occhi! Ah, gli occhi che mi guardano, sì. Dai, compari ragnatela, bravissima ragnatela. Leggiamo un po' quest'altro estratto, qua c'è altro? Non sembra. Questo episodio mi sa che se ne va così a sto punto. Ok. Il sole stava tramontando. Una strana statua vegliava sul lago nascosto. Forse in passato poteva avere un senso, ma il tempo aveva reso illeggibili le sue incisioni. Ad ogni modo, questo aveva ben poca importanza per la compagnia che oggi la visitava. Erano qui solo per usarla come trampolino per i tuffi. I fratelli iniziarono a saltare dalla statua. Hiro saltò per primo, poi Kel, poi ancora Hiro, poi ancora Kel. I fratelli incitarono ad unirsi a loro, e dopo qualche esitazione accettò. «Facciamo così, questo è Sunny». Facciamo che è Sunny, quindi almeno gli do un nome. Sunny si arrampicò sulla statua, poi una volta in cima si mise ad osservare lo specchio d'acqua. Poteva sentire i suoi battiti. Le sue orecchie iniziarono a fischiare. Sembrava che le sue gambe dovessero cedere da un momento all'altro. Cercò di concentrarsi sul suo respiro. Sentì qualcosa zampettare sulla sua spalla e poco dopo incrociò lo sguardo con quello di un ragnetto. All'improvviso perse l'equilibrio e cadde di peso nel lago. L'acqua gli riempì le narici. Provò ad agitare le braccia per riemergere, ma l'acqua era più forte. Era troppo debole, senza speranza. O almeno questo è quello che credeva. Chiuse gli occhi, attendendo il momento in cui i fratelli sarebbero andati a salvarlo. Questo è Sunny, perché Sunny, o Mori, per quel che vale, ha paura dell'acqua, ha paura di affogare. Infatti quando andiamo al trampolino per i tuffi, quello che si trovava nel bosco di partenza, diciamo, Omori aveva paura di affogare, quindi sicuramente quello lì era o Omori o Sunny, ma penso che sia Sunny perché parlava anche della scuola. Ah, qui si può uscire quindi? Aspetta allora. Cosa? Ah, ci picchia. Leggiamo l'estratto. Oggi sono nuovamente tutti insieme. Sabato mattina è un giorno fantastico.
Dalle 7 alle 11 un gruppo di 6 amici mangia una deliziosa colazione fatta in casa davanti alla TV. È il momento migliore della settimana. Sunny guarda l'orologio. Sono le 8. Mancano solo 2 ore. Può rimanere a guardare la TV con i suoi amici soltanto fino alle 10. Poi dovrà andare ad esercitarsi. Fece una smorfia. Quello che pensavo sarebbe stato un passatempo meraviglioso si è rivelato essere soltanto una scocciatura. Invece di stare con gli amici a guardare la TV, avrebbe dovuto esercitarsi. Se solo avesse potuto guardare l'ultima ora di TV con tutti gli altri. Se solo non avesse più dovuto esercitarsi con quello stupido violino. Santo cielo. Qualcosa si è aperto? Ok. Ok, no. Calma. Devo andare a controllare di là prima. Forse... No, se è appunto per salvare allora posso stare tranquillo. Allora, sono arrivato ad un punto particolare del gioco e lo vediamo nel prossimo video perché davvero è fantastico. Ho letto praticamente dei libri, ma... Lo vedremo nel prossimo episodio. Amici, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!